chiesto al sindaco quanto sarò impegnato prima del 31 maggio per tutte le inaugurazioni, perché le prime sono gratis, ma quando si abusa si cerca di usare anche qualche altro metodo. Bene, io sono contento perché mi ricordo la prima benedizione che ho dato via Rastrello fine ottobre del 2004. Io ero arrivato a Parco il 18 ottobre, la prima benedizione nascosta comunque l'ho data al sindaco, che era un disastro prima, si è rimediato con la mia benedizione. Adesso sì, avrebbe bisogno dell'acqua, sì, ma con questa. Bene, è interessante questo impegno perché, come descriveva prima l'ingegner Ames, la rete, cioè il coordinamento di forze diverse, possono realizzare ciò che uno solo è impensabile che possa sostituire, per cui credo sia importante questo vale per tutti, vale anche per noi che il personale adesso è in diminuzione e abbiamo bisogno anche noi preti di sentirci più uniti, perché le difficoltà non mancano, voi a livello materiale, perché l'aspetto economico incide ancora fortemente e in un modo preoccupante. Io sto visitando le famiglie e incontro un po' di tutto, disagi e difficoltà, però questo non deve togliere né l'entusiasmo né l'obiettivo che anch'io ho cercato di condividere per rendere e conservare anzitutto quel patrimonio artistico che Portoguaro offre in abbondanza. Si tratta però di gustarlo adesso e anche di valorizzarlo nel modo migliore. È chiaro che sì, i mezzi non sono sempre disponibili, io vedo sì, anche la parrocchia ha le sue difficoltà, ma rischiare bisogna, non sono tempi pur difficili ma tempi di resa, sono tempi ancora di lotta nel senso buono e quindi di impegno. E se poi la provvidenza arriverà, il restauro del campanile, che in questo scorcio è proprio meraviglioso, pittoresco, sarebbe un'ulteriore conferma che Portoguaro ha volontà e desiderio di bellezza. E quando uno è animato dalla bellezza, in ogni caso è preservato da tutto il resto. Bene, Piazzetta delle Erbe non è quella di Verona, ma comunque ci accontentiamo nel nostro piccolo, e neanche quella di Vicenza. L'importante è che siano erbe aromatiche, che profumi, che siano erbe medicinali, che guariscano, perché di gramigna, che è un'erba anche quella, c'è in abbondanza. Bene. E anch'io ringrazio, perché nulla si fa senza fatica, questo è pacifico, e nulla si fa se non c'è la buona volontà, e di buona volontà Portoguaro non è che manchi, deve essere un pochettino più riscaldata, no? Un momentino, speriamo. I tempi difficili si superano insieme, ogni divisione porta disperazione e non costruzione. Bene, allora diciamo il Padre nostro, perché anche il Signore piace la bellezza, che ha creato tutte le cose, ha creato l'uomo, ha creato anche la donna, ci sono donne belle, meno belle, uomini belli, meno belli, però la bellezza c'è, la bellezza c'è. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. O Dio, che hai provveduto l'uomo di intelligenza e di ricerca del bene, e soprattutto l'hai realizzato bello, perché quando hai creato l'uomo, a conclusione, e la donna si sa, hai detto: questa è una cosa molto bella, molto buona. Concedi alla nostra città quella bellezza esteriore, ma anche quell'animo bello interiore, per poter realizzare altre tappe di un cammino possibile, se insieme si può realizzare e costruire. Il futuro è nelle mani di Dio, ma normalmente Dio si serve dell'opera di ognuno di noi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su tutti voi, sulle vostre famiglie, su questa nostra bella città, e con noi rimanga sempre. Preciso che questa volta ho benedetto con la destra. Bravo. Perché sì, avendo anche sabato si era già, perché con il polso rotto precedentemente benedivo con la sinistra, non so se era valida, ma penso di sì. Grazie di nuovo e buona serata. Brindiamo, così festeggiamo un po' questo evento. Grazie di essere pervenuti, grazie a tutti.